Beate voi, ma vi aspettate i provvedimenti per due inquilini? Ma quando mai? Il Grande Fratello ha già le scusanti, e sì, nei confronti di Narcross, Clayton Narcross, e nei confronti di Spolverato, Lorenzo Spolverato. Andiamo per ordine, soprattutto per chi non sapesse cosa fosse successo ieri sera durante la festa organizzata all'interno della casa dai ragazzi del Grande Fratello. Bene, a un certo punto Norcross dà a Iulia, ma non in modo scherzoso, della. E dopodiché, dopo un po', fa il saluto romano, dove Javier lo ferma, dicendogli: non lo fare, qua in Italia non lo fare, perché dico che sicuramente finirà con un gnè 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 da parte della redazione del Grande Fratello. E sì, perché dalla parte nei confronti di quella brutta frase detta alla ragazza, il Narcross dirà: ah, ci siamo già chiariti, gli ho chiesto scusa, è tutto a posto. Chissà perché si chiedono sempre scusa prima e sono chiarite. Per quanto riguarda il saluto romano, dirà il Grande Fratello, ma lui è straniero, non lo sa. Ma straniero cosa? Narcross, sono più di 10 anni che vive in Italia. 8 anni fa io l'ho conosciuto bene mentre girava un film in quel del San Benedetto nelle Marche. E vedi come capiva bene, rispondeva bene ai giornalisti. Tranquilli che lui, l'italiano, lo capisce e sa la storia dell'Italia. Quindi metterla in caciara nel gnè 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 non lo trovo giusto. E poi è straniero, ma come, Javier è straniero, lo sa? Lui non lo sa? Va bene, andiamo avanti con Lorenzo Spolverato, che si è reso responsabile di un gesto brutto. Vi ricordo, Lorenzo Spolverato è quello che disse: io non ero felice quando vedevo la mia ex ragazza contenta, e ha ammesso della sua certa aggressività. Ebbene, si è reso responsabile qualche giorno fa di questa sbella data sul ginocchio di Elena, che peraltro io ho letto da parte di alcune donne e sono inorridita, dicendo: ma come state esagerando? Vabbè, va bene, stiamo esagerando, però quel gesto c'era un rafforzativo di una parola. Care signore, che dite: vabbè, come siete esagerate, disse: le prendi. Beh, insomma, adesso vorrei vedere come gli autori, la produzione della Endemol, ma anche lo stesso professor Alfonso Signorini, che quando stava al classico insegnava il grande rispetto nelle donne, nella storia della filosofia. Beh, insomma, dobbiamo prendere provvedimenti, oppure diventa anche per questo signorino un gnè gnè gnè. Ma niente, niente, questo Grande Fratello è nato sotto la buona stella del gnè 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 gnè, e tutto finisce gnè gnè gnè.